Salve. Salve. Posso dirle una cosa? Sì, no, lei sarebbe, scusi? Il mio nome non ha importanza. Potrei chiamarmi Luigi, Marco, Massimo, Daniele. Non ha importanza, il nome è solo una convenzione. La rosa non perderebbe il suo odore, nemmeno se si chiamasse Margherita. E quindi quello che è importante è quello che io provo per te. Un forte amore, una forte attrazione. Oh sì, sì, oh sì, queste tue parole riaccendono in me un fuoco che io credevo fosse un fuocherello, ma che dico un fuocherello della brace spenta, e invece tu la riaccendi, la rianimi, la fai vibrare. Ma non è nulla in confronto a quello che provo per te. Sì. Senti. Sì. Senti il mio cuore come pulsa. 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 Lo senti? Sì. Eh? Sì, lo sento, Mercuzio, lo sento. Chi? Mercuzio, mi ha detto da chiamare come mi pare a me. Io. Ah sì, Mercuzio, va bene, mi piace Mercuzio, lo senti? Mercuzio. Lo senti? Sì. Mi entri tutta dentro al cuore. Quanto spazio, Mercuzio? Vuoi essere la mia donna per notti? Ma anche mattine, pomeriggi, sere. Vuoi essere la mia concubina, la mia amante, sì. La mia donna, sì. La mia ciliegina sul martini, la fonte che a bevere il mio cervo? Sì, lo voglio, il cervo lo voglio! Anche più calma, però sì. Dimmi, posso portarti via ora da Zoo Working? Non so come faccio, ma ti porto attraverso un viaggio mistico. Oh sì, il viaggio mistico, voglio fare il viaggio mistico. E lo sai dove ti porterà? Dove? Dove ti porterà? Dove mi porterà? Su scherzi a parte! Vai a scema! È in diretta! Bravo! Quindi niente viaggio mistico? No, ma che viaggio mistico? No. La ciliegia nel martini? Al massimo un succo all'acero! Ma il cervo! A te ti garba le pappardelle! Andiamo, vai! Andiamo, dai, amore! Vorrei il cervo.